Buonasera a tutti, ciao, iniziamo adesso la nostra terza serata degli esercizi spirituali e questa sera presiderà il nostro momento di preghiera Don Giuseppe Como, che è il nuovo vicario episcopale anche per la pastorale giovanile, e poi ci sarà sempre Fra Andrea, dopo i nostri amici di Turbigo, la coppia che ci ha introdotto la prima serata. Stasera ci sarà ancora Fra Andrea, che ci ha introdotto la preghiera di ieri sera. Ci introduciamo allora adesso in silenzio, ci inizierà sempre la celebrazione con il rito della luce e poi ci lasceremo condurre questa sera dal brano della chiamata di Matteo. Fra Andrea, vi ricordate che ieri sera vi aveva dato un'azione di guardare che cosa? Un video che parlava proprio della chiamata di Matteo, spiegato da Jean-Paul Hernandez, secondo la pittura, il quadro di Caravaggio. Bene, ci alziamo e iniziamo la nostra celebrazione di questa sera. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Preghiamo. O Dio che vedi i segreti dei cuori e conosci i nostri pensieri, infondi in noi lo Spirito Santo, perché purificati nell'intimo possiamo amarti con tutta l'anima e celebrare degnamente la tua lode. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Pregheremo insieme a cori alterni il Salmo 16, il primo coro questa parte di santuario, il secondo coro insieme con Don Giuseppe alla mia destra. Primo coro. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è stupenda. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci alziamo in piedi e accogliamo tra di noi la parola di Dio. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Andando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse, «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti,
ma i peccatori. Parola del Signore. Signore, vi doni pace. Buonasera a tutti voi. Questa sera, appunto, come diceva Padre Francesco Ghidini, ecco, la consegna di ieri sera, per chi non c'era, era la possibilità di rivisitare quella bellissima tela di Caravaggio che viene spiegata mirabilmente da Padre Jean-Paul Hernandez, gesuita della Compagnia di Gesù. Ed è una tela che di solito tradizionalmente si colloca nel pellegrinaggio delle terze medie per la professione di fede. Quando si scende a Roma si passa sempre da San Luigi dei Francesi, almeno nei decanati di Milano, Varese, Monza con cui sono andato, ecco, sempre la tela di Caravaggio che racconta questo mistero, una delle vocazioni più istantanee, se non la più istantanea, di tutti i Vangeli. Ecco, chiedo con impertinenza chi è riuscito a vedere quel video sulla mano, così almeno teniamo un po' sveglie. Ecco, già c'è qualcuno, pochi, ma... Ora vi rifaccio l'invito. Di qua non ho guardato, qualcuno l'ha visto? Bravi, spettacolo. Dura un po' di più di 20 minuti, sono circa una quarantina di minuti, però come se fosse chissà cosa, però merita. Provate davvero a riprenderlo in mano, perché ha anche dei casi investigativi, nel senso che l'esegesi di quella tela di Caravaggio, il padre Jean-Paul la esprime in maniera molto puntuale, ha sicuramente degli elementi di investigazione molto intriganti, per cui vi invito, per chi non l'ha ancora fatto, a vedere questo video. Merita veramente. Ora, questa sera riprendo due dimensioni fondamentali che vi ho comunicato ieri. Siamo nella terza settimana di Avvento, il tempo dell'Avvento non è la preparazione del Natale del Signore, anche se storicamente nasce anche per questo motivo. In modo più proprio, soprattutto in rito ambrosiano, le prime quattro settimane insistono sull'atteggiamento più tipico del tempo di Avvento, che l'attesa, l'accelerazione dell'ultima venuta di Gesù. Ci siamo detti con quella parola un po' strana, la parusia. Tenete presente che in tutto il Nuovo Testamento, in tutti i Vangeli, in tutte le lettere, in tutti i 27 testi del Secondo Testamento, non si dice mai che Gesù deve tornare, anche se purtroppo alcune preghiere, alcune eucologie dicono che Gesù deve tornare. No, si dice che è venuto, che viene e che verrà. Poi ci siamo anche detti che il tempo più proprio allora è quello del desiderio, che è il miracolo più acuto, più terribile del Signore Gesù. La pretesa del Signore Gesù è quella
di scavare dentro di noi una fame nuova, è un atto creativo. E se vi ricordate, intorno al desiderio, usavamo quell'immagine della differenza tra mangiarsi un panino col formaggio perché torni dagli allenamenti da solo o da sola, o se lo stesso panino al formaggio lo mangi con un amico, un'amica, chiamando il tuo moroso, la tua morosa, lo mangi con qualcuno, è una fame diversa. Allora, questo miracolo è terribile perché nella consegna verbale è fatto da un de privativo, de sidus, sideris. Quindi c'è una parte che richiama la mancanza, il vuoto, il buco, quello che ci fa angoscia, l'oscurità, e sidus sideris, la stella, qualcosa che seppur nella notte ti mette in movimento. E se per tutta la questione della privazione ci siamo detti che un po' uno dei problemi grandi è che sempre si è troppo garantiti, uno non entra in questo miracolo se non sente la privazione, il vuoto. Il desiderio è un mistero pasquale, perché fa il conto con un pezzo di morte, qualcosa che non hai. Infatti, se io vi dicessi e vi chiedessi questa sera che cosa ti manca in questo momento, risposta più facile, guarda, c'è la partita dell'Inter stasera. No, sì, Inter-Benfica, mi sembra. Mi manca di stare a casa e vedermi la partita. Però, fermandoci puntualmente, ci potremmo chiedere veramente, ve lo chiedo personalmente, ma in questo momento che cosa ti manca? La maggior parte, credo, di noi possa rispondere boh. Di solito c'è, tendenzialmente uno ha bisogno di dormire, poi di fare che cosa? A 20 anni, tra i 20 e i 30, sono un sacco di cose che mancano, no? Qual è il grande rischio? Di avere tutto troppo pieno. Vi facevo gli esempi di gestione economica. Nel momento in cui voi non aiutate i vostri genitori a farvi fare fatica, vi garantite tutto, questo vi preclude la strada del desiderio. Qual è il rischio? È di restare incastrati nella mancanza, nella privazione, quasi ipnotizzati. Il Vangelo dei desideri, del miracolo del desiderio, più propriamente è il quarto Vangelo, quello di Giovanni, che proprio la prima cosa che il Signore Gesù dice ai discepoli di Giovanni Battista, campione del desiderio e della mancanza, è: che cosa cercate? Attenzione, perché davanti a questa domanda, che cosa cerchi, che cosa ti manca, ci si gioca tantissimo della vita, eh? Perché normalmente cosa fai? O deleghi, o c'è qualcuno che ha già cercato per te e ti dice che cosa devi cercare per essere a posto, e che sia in famiglia o qualche altro amico, amica, il moroso, l'amorosa. Ecco, il più delle volte noi fuggiamo da questa responsabilità e la deleghiamo. Che cerchi? Il Vangelo di Giovanni si chiude nel giardino della resurrezione con la stessa domanda a Maria Maddalena. E quanto a mancanza, se vi ricordate, a Cana di Galilea manca il vino, a quella donna che Gesù incontra a mezzogiorno di origine samaritana manca qualcuno che la ami sul serio, ha avuto 5 mariti e il sesto con cui conviveva non era suo marito. Che cosa ti manca?
E come diceva il buon Severino Pagani, diceva: l'amore, il lavoro, Gesù con la Chiesa. Dentro queste coordinate si pone la domanda: che cosa cerchi? Ora, dicevo che la mancanza è fondamentale, quindi succede come nella vita di Ignazio di Loyola o di Francesco d'Assisi. Proprio oggi noi frati, tutti i frati della famiglia francescana, celebrano gli 800 anni della regola di San Francesco, che è stata accolta da Onorio III nel 1223, il 29 di novembre. E guardate che il sogno di Francesco d'Assisi ha dovuto fare i conti col fatto che il suo Gesù non era lo stesso Gesù degli altri. E quando devi vivere insieme, devi tentare di lasciare che ognuno faccia il suo cammino. Allora, c'è stata una prima regola nel 1221 piena di passi del Vangelo, voglia di vivere il Vangelo in modo radicale, totale, no? E poi fai il conto che non tutti funzionano come te, San Francesco. Ed è stato aiutato ad aspettare chi faceva più fatica. La regola del 1223 ha aiutato Francesco d'Assisi a rendersi conto che nel cammino di sequela di Gesù non tutti hanno lo stesso passo. È importantissimo. A questo proposito, proprio il desiderio di Francesco si è scavato ancora di più. Il Signore ha scavato il desiderio di Francesco perché l'ha messo in comunione con altri frati, inadeguati, che non volevano vivere la povertà come la viveva lui, o altre dimensioni della vita evangelica. Anche perché la povertà è strumentale, non è il fine. Nelle promesse di Dio non c'è la povertà, c'è la ricchezza condivisa. La povertà è uno strumento per anticipare questo mistero. Allora è successo per Francesco un grande fallimento, infatti poi è durato 3 anni, ha dovuto dare anche le dimissioni da ministro generale dell'ordine, ed è una storia così, ma è stato aiutato a non delirare, a non pensare che tutti dovevano fare come lui. Così Ignazio di Loyola, che si innamora della vita di Francesco d'Assisi 300 anni dopo, un po' di più, e Ignazio viene a 30 anni ribaltato da una bomba a Pamplona. Cioè ci sono dei momenti nella vita in cui prendi un palo sul naso, se non è una bomba, e sei costretto o costretta a fermarti. Ieri sera, vi ricordate, con Mosè davanti al Roveto ci siamo chiesti come Mosè a 80 anni arriva lì. Arriva lì in modo inadeguato, non è il momento per una vocazione, per una chiamata, pieno di fallimenti. E continua a difendersi, non vuole accogliere l'ascolto che il Signore Dio, dalla fiamma del Roveto, esercita nei confronti del dolore del suo popolo. Ed è quello che ci succede quando facciamo gli opinionisti. Sempre. È così. Importante che non ci diano fastidio. Io ce li ho in casa e vi garantisco che ti cambia un po' la vita. Ecco, un po' tanto. Però stasera vi parlerò poi brevemente di un ghanese che abbiamo in casa di 24 anni, che è stato così tanto torturato in Libia, è arrivato come minore non accompagnato, si chiama Sadiq. È stato così tanto torturato con la corrente elettrica che adesso si è fatto crescere la barba per nascondere le ferite. E tutte le notti, anche stanotte, con la bicicletta non ancora elettrica, adesso appena mette da parte qualche soldino la recuperiamo, da Cermenate va fino a Olgiate Comasco in bicicletta per lavorare in un'azienda che fa pomate, creme, insomma, la Avon. E ritorna al mattino alle 6. E sapete perché fa un lavoro massacrante per 900 euro, un totale di 230 ore al mese? Lui è musulmano, eh?
perché ha una sorella in Ghana che ha mandato a studiare dalle suore salesiane. Pensa te. Questo è desiderio. E c'è una particolare, lui non capisce perché i cristiani fanno così. L'hanno accolto, no? Quando è arrivato a Lampedusa, insomma, un racconto, sapete, quando uno non vuole raccontare, evidentemente ha visto l'inferno. Però è stato accolto così bene dalle comunità, soprattutto dalla Caritas, poi a Caserta, poi è arrivato a Como, che viene a messa, allora loro fanno Ramadan regolarmente, in convento abbiamo una piccola stanza che sostanzialmente funziona per la preghiera dei musulmani che abbiamo in casa, se no sono botte da orbi, è già successo e si sono menati durante il Ramadan, quindi... Allora, questa stanzetta permette a loro di soprattutto seguire la loro preghiera. Però viene a messa tutti i sabati sera alla vigiliare. Infatti gli ho detto, uè, non mi metterai mica una bomba in chiesa, eh? Sadiq è una testimonianza di desiderio che cammina nelle tenebre tra la privazione, la mancanza terribile e l'intravedere una stella come i magi. Fate il caso, no? Erode non si muove, i magi sì. Arriviamo finalmente a Matteo Levi. Ora l'invito che vi faccio davvero è studiate, ve lo lascio già come actio, poi vi aggiungerò una piccola porzione, provate a vedere quel video di Jean Paul Hernandez, anche perché lo sforzo che Caravaggio fa su quella tela di San Luigi dei Francesi è interessantissimo, perché Caravaggio ha un passato molto tumultuoso, anche un post tela, quella è la prima tela, le prime tele che sono commissionate totalmente a lui, ricorda Jean Paul, e lui non crede che Matteo Levi ha incrociato il Signore Gesù, gli dice seguimi, e questo lo seguì, possibile. Il committente, questo cardinale Cointreau francese, Matthieu Cointreau, gli chiede di fare un fermo immagine del momento in cui si alza dalla gabella, si alza da quel tavolo. E Jean Paul Hernandez lo spiega molto bene, quindi non aggiungo altro. Però com'è possibile che una vocazione sia così istantanea? Infatti è l'inizio di una chiamata. Allora, ci sono delle amiche suore che mi hanno fatto una capa tanta per vedere una serie TV che penso qualcuno di voi abbia già frequentato, che è The Chosen, che è prodotta, qualcuno magari l'ha vista. Guardate, io non abbiamo la televisione, però mi hanno costretto a vedere, credo su Netflix, se non ricordo male, questa serie TV su Gesù, che è coprodotta con una collaborazione tra cattolici, una chiesa evangelica americana e un forte apporto di due rabbini. E funziona spin-off, cioè c'è uno spin-off solo su Matteo Levi, prolungato, interessantissimo. Ed è il motivo che mi spinge stasera un po' ad aiutarvi a vedere, facendo eco a Caravaggio, il tavolo attorno a cui si consuma la vita di Matteo Levi e il tavolo che dopo in casa sua, poi più che un tavolo, sapete, no? È l'essere sdraiati continuativamente con Gesù, trasforma la vita di Matteo Levi. Allora, se il desiderio è il miracolo più grande di Gesù, che vuol dire cambiare la fame a tal punto lasciarsi cambiare la sete, che arrivo a mettermi nelle mani di un altro. Guardate che i preti, i frati, i vescovi, i papi, le coppie di sposi che entrano nel miracolo del desiderio sono pochissimi, eh? Perché è meglio controllare Gesù. Decidere che Gesù magari è solo nella Bibbia, o con quel papa là, o con quel gruppo là, o con quel prete molto bravo là, o con quella suora là, non lo so.
oppure Gesù è soltanto nei poveri, o Gesù è soltanto nei sacramenti. Io non posso mettere le mani su Gesù. La ricchezza del suo mistero me lo impedisce. Devo stare io alle sue condizioni che la Chiesa mi consegna. E sono tutte queste. La comunità, i poveri, la liturgia, le scritture. E se Mosè resiste così tanto al fuoco di Dio, al desiderio di Dio, è perché il desiderio che Dio ha su di te è sconvolgente. Dove si raccoglie la vita di Matteo Levi? Dovremmo chiederci innanzitutto la posizione: è seduto. E Matteo Levi vive un'esperienza in cui fa il pubblicano di mestiere, lo sappiamo, no? Ve lo ricordate? Di fatto non è soltanto un esattore delle tasse per l'impero romano, ma evidentemente con le creste di vario tipo opprime i più disgraziati del suo popolo, per cui è peggio di uno strozzino. C'erano pubblicani notoriamente che si facevano pagare con persone. Mi dai tuo figlio, mi dai tua figlia. Capite che il pubblicano è peggio di un mafioso. Come fa un uomo, una donna ad arrivare a quel tipo di vita? La domanda che c'è dietro è: come ti trasformi? Ora, anche i fatti recenti di cronaca, i femminicidi che di giorno in giorno vengono restituiti, fanno un po' eco a questa brutalità. Però tenete presente che se vieni inchiodato sulle ferite, e tutti le abbiamo, quel de privativo, il de del desiderio, tutto quello che ti manca, tutto quello che ti è mancato, i ritardi negli affetti, nella cura, gli errori che hai subito, se quella roba lì, se quelle ferite lì non incominciano ad essere aperte, chiamate per nome, guardate con amore, custodite, diventano il tuo santuario. Uno che arriva a manipolare la vita degli altri in questo modo, sempre si porta dietro inevitabilmente delle ferite, un vittimismo che poi lo trasforma in un carnefice o in una carnefice. Guardate, per essere un carnefice basta che te ne freghi degli altri, li hai già uccisi. Perché qualcuno se n'è fregato di te e tu dici: beh, senti, cocco, meglio salvarsi, mi arrangio e ciaone. Ogni vittima che non apre le sue ferite e la paura che ha, soprattutto perché il grande Antigone del desiderio è l'angoscia, la paura e la chiusura, diventa un carnefice. Diventiamo molto pericolosi. Di solito noi lo pensiamo sempre nei casi limiti, dagli ultimi casi di cronaca ai femminicidi. Guardate che per uccidere non è che è necessario togliere la vita fisica, eh? Quando io tolgo il saluto a una persona o la elimino da un social o da un contatto, io faccio un'operazione di annullamento, eh? Allora, perché Matteo Levi arriva a questo? A un tavolo in cui si contano i soldi, dice Jean-Paul, in cui tutto diventa misura. Purtroppo, dalla scuola, purtroppo persino lo sport diventa solo competizione ed è ridicolo.
Io ricordo le partite all'oratorio della mia infanzia e ricordo il momento in cui abbiamo provato a giocare nella polisportiva, che non era neanche il CSI del mio paese. Siamo tornati tutti in oratorio perché preferivamo giocare a pallone nel campo di patate, ma tutti insieme. È un torneo, lo puoi fare ogni tanto, ma tu non puoi passare la vita a fare allenamenti e partite, con i tuoi genitori che ti portano in giro. Se poi sei brava o sei bravo, devono girare l'Italia. Tutto è diventato competizione. E giriamo attorno a quel tavolo. Vi ricordo, e aggiungo, che il contrario della fede non è l'ateismo, l'agnosticismo, non credo in Dio, non so se Dio c'è, chi se ne frega. Gli ebrei e i musulmani non si chiedono questa cosa, si chiedono e ti chiedono qual è il tuo Dio, non se ci credi, perché intorno a qualcosa qualcuno giri, Attorno a qualcosa o qualcuno giri sempre, quello è il tuo Dio. Molto pragmatica la fede, non è una dimensione così, aerea. E purtroppo il tavolo attorno a cui stiamo è fatto tutto di competizione, ma la vita che Dio ci ha donato in Cristo non è una gara, Non è una gara. Poiché sul lavoro necessariamente uno deve fare lo squalo e lo diventa su tutto, Sul mio moroso, la mia morosa, sui miei figli e i figli di quella là. Perché poi quello che ci manca radicalmente è che qualcuno si accorga di noi e ci guardi con gli occhi di un amore molto più profondo. Allora, come Matteo Levi, diventiamo degli strozzini. Adesso, certo, il caso del pubblicano è un caso limite, potremmo dire, però se qualcuno di voi ha fatto qualche esperienza in carcere, almeno qualche volta, come volontario, almeno soltanto per animare una messa, dovreste provarci, perché solo varcare la soglia del carcere dà fisicità alla colpa. E uno pensa che i cattivi, cioè i prigionieri, quelli cattivi, sono tutti lì. Te sei bravo. Sono mica sfigato come questi qui. Poi se invece avete la grazia di poter vivere qualche momento, anche solo una partita di calcio al Beccaria, per quanto mi ricordavo, ti accorgi che invece sono uguali a te. Io quando ho lavorato ad Arese, qui vicino dai Salesiani, con Don Vittorio Chiari, 34 anni fa, avevo i ragazzi del Beccaria, ne avevo 14 in camera. Ne hanno uccisi 9 di quei 14. Eppure i Salesiani con cui ho lavorato sempre dicevano che in ogni caso, e ho visto lo spirito di Don Bosco lì fino in fondo, per un ragazzo devi dare tutto, perché nessuno possa permettersi di identificarlo con gli errori, le ferite che ha subito o che ha commesso. La verità di un uomo, di una donna, non sono i suoi errori, e direi nemmeno le sue ferite, Mentre noi purtroppo facciamo delle nostre ferite un Dio. Con Matteo Levi è attorno a questo tavolo. E te ne freghi, Te ne freghi. È curioso che il passaggio dal seguimi, lo seguì, è un passaggio così breve, ed è un passaggio che inizia una cosa nuova, una creazione nuova. Di fatto Gesù semplicemente comincia a mangiare con lui e con gli altri suoi amici. E allora chiudo, perché è già troppo tardi. In questo passaggio così repentino, la chiamata fondamentale, direbbe Sant'Ignazio di Loyola, è al magis, al di più. Ti accorgi che quando la vita ti ferma incominci a sentire che ci sono delle cose che ti danno un gusto buono, luminoso, per te e per altri, altre che invece ti chiudono, e inizi a selezionare quel che ti serve e quel che non ti serve più. Il mistero della persona di Cristo è il mistero
da cui devo essere toccato e che mi chiede stasera che cosa ti manca. Attorno a cosa giri? Io ti chiamo a stare con me, ad attraversare tutte le esperienze che vivrai con me, con la mia carne. Chiudo con un passaggio curiosissimo, mi è piaciuto molto, era una cosa che avevo già sentito da Jean-Paul. Jean-Paul Hernandez, quando commenta la tela di Caravaggio, dice che l'immagine di Gesù, Caravaggio l'ha rifatta, prima era più imponente, poi l'ha messa più nell'oscurità e gli mette davanti la figura di San Pietro. Un San Pietro invecchiato, con un dito smorto, no? Perché poi il dito di Cristo è il dito di Adamo addirittura, che chiama una nuova creazione e indica il mistero di Matteo Levi, che non crede lui per primo di essere chiamato. Ora, dice Hernandez una cosa bellissima e faccio eco a quel che dice lui. Dice, ma che strano, Caravaggio decide di mettere davanti alla figura di Gesù un ometto così inadeguato come Simon Pietro, il primo Papa. Perché? Noi vorremmo un rapporto con Gesù diretto, vorremmo anche i gruppi giusti, quelli dove tutti la pensano bene, giusto? Invece il mistero della Chiesa, scelta come sposa da Cristo, è un mistero fatto di tantissima inadeguatezza. I nostri oratori, i conventi, le parrocchie, i preti, i vescovi, i frati, sono tutti inadeguati. Cristo è troppo ricco come mistero, i movimenti. Eppure, dice Hernandez, ma va che bello, l'inadeguatezza di Simon Pietro, che ne fa più di Bertoldo anche dopo la risurrezione di Gesù, permette forse a Matteo Levi di dire, oh ma se c'è quello lì ci posso andare anch'io dietro a Gesù, eh? Quindi non fidatevi mai dei gruppi troppo perfetti. Perché qui sperimentiamo tutti l'inadeguatezza. L'Eucarestia, che è la tavola a cui ci chiama il Signore Gesù, invece è fatta di tanti piccoli pezzettini che ciascuno porta. A volte noi rendiamo sicuramente la messa noiosa tante volte, no? Eppure ciascuno è chiamato a portare la propria esistenza. E Simon Pietro è come se esprimesse a Matteo Levi, dai vieni anche tu, tanto io ho capito niente di Gesù, però se ci sto insieme mi fa ripartire ogni volta e mi cambia la fame, mi cambia la sete, mi cambia le domande. Posso rischiare. Ora ringraziamo il Signore per i preti che vi ha donato, le suore, diceva ieri sera anche Don Patrizio, gli educatori, le famiglie, i genitori che avete, inadeguati, devono esserlo, ma dovete aiutarli a farvi fare fatica e a compiere il miracolo, si dice, della separazione in ebraico. Il verbo della creazione che è bara non vuol dire esattamente creare, vuol dire separare. La creazione c'è quando ci sono dei limiti in cui il Signore genera le differenze. E allora chiediamo la grazia in questo tempo di avvento, questo momento di preghiera, di entrare nel desiderio di Cristo, perché poi la cosa più sconvolgente è entrare nei desideri di Dio che Cristo ci rivela. A noi di accogliere questo invito folle, folle.
dopo aver ascoltato Fra Andrea, viviamo adesso un momento di silenzio con l'adorazione eucaristica e i preti saranno disponibili per le confessioni vicino agli altari laterali dislocati per il santuario. Saranno in circa 10 minuti, un quarto d'ora di adorazione e silenzio. Per riprendere quello che ci ha detto Fra Andrea e anche per... ci sono anche delle letture specifiche per vivere bene questo tempo di silenzio, pagina 19, pagina 20 del libretto.
brevissima consegna del Lazio, poi ci saranno gli avvisi di Padre Francesco e il saluto di Don Giuseppe Como, che rivedo volentieri. Allora, per chi non ha visto il video di Jean Paul Hernandez, gesuita, sulla tela di Caravaggio, della chiamata di Matteo, della vocazione di Matteo, l'invito è a rimetterci il naso, perché c'è tanta roba. È un invito serio, chi non l'ha fatto ci provi. Date 40 minuti di tempo alla parola di Dio. E secondo esercizio che vi raccomando, oltre a questo, è invece legato a un progetto che magari maturate con i vostri don, o con la pastorale giovanile diocesana, con le vostre suore, un progetto che riguarda voi come gruppo giovani o personalmente, un progetto che quest'anno potrebbe dare forma, avere forma, tra quelli della pastorale giovanile piuttosto che quella vocazionale. Date qualcosa di voi al desiderio di Cristo, cioè date spazio a un progetto che vi permetta di rischiare qualcosa di voi che ancora non conoscete, altrimenti la parola non può lavorare con voi. La parola di Dio poi va da qualcun altro, bisogna aspettare un altro giro. Allora, la raccomandazione è di rischiare qualcosa. E i progetti sono tanti, sia in ambito caritativo, missionario, formativo. C'è la Via della Bellezza con Don Marco Fusi, che impegna già dei giovani che ho conosciuto due mesi fa, tra l'altro molto in gamba, c'è qui la Sara, credo, che aiutano a contemplare alcune chiese di Milano con gli occhi di fede, entrando nei dettagli anche degli sforzi artistici per raccontare il mistero di Cristo. Quindi è un'esortazione a raccogliere anche come gruppo giovane un progetto dopo la GMG, magari di rischio, di missione, di servizio, dove si mette il bene dove non c'è. E direi che da questo punto di vista, in questo momento storico in particolare, ci sono frontiere anche in casa. Faccio solo un esempio. Un anno, quando ero in oratorio al Giambellino a Milano, il Don Paolo Selmi, che è l'attuale direttore di Casa della Carità, aveva cominciato a Bruzzano, qui era decano, ad accogliere donne, uomini, bambini della rotta balcanica. Quindi, finiti gli oratori estivi del decanato di Bruzzano a Milano, nei due oratori più grandi, per due mesi interi, Caritas Ambrosiana ha accolto lì dei giovani. Io ho mandato dei miei giovani a fare un po' di esperienza di servizio, sono ritornati sconvolti, perché nei mesi di agosto e di settembre, anche parte di luglio, ripeto, quando cominciano i campi dell'oratorio dopo il Grest, dopo l'oratorio estivo, ecco, questa esperienza di reciprocità, di ospitalità, cambia i connotati. Rischiate qualcosa di voi, altrimenti non entrate sicuramente nella vita, cioè la vivranno gli altri. Soprattutto la grazia di questi anni è la grazia di chi può giocarsi fino in fondo col Signore. Ci alziamo, continuiamo la nostra preghiera, pagina 21, pregando insieme questa preghiera di San Francesco d'Assisi. Tu sei santo, Signore Dio unico, che fai cose stupende. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo, tu sei il Re onnipotente, tu sei il Padre Santo, Re del cielo e della terra. Tu sei trino e uno, Signore il Dio degli dei. Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore il Dio vivo e vero. Tu sei amore, carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, tu sei la pace, tu sei gaudio e letizia.
tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia, tu sei temperanza, tu sei ogni nostra ricchezza, tu sei bellezza, tu sei mitezza, tu sei il protettore, tu sei il custode e il difensore nostro, tu sei fortezza, tu sei il rifugio, tu sei la nostra speranza, tu sei la nostra fede, tu sei la nostra carità, tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. È l'ultima sera e quindi è la sera anche in cui ringraziare. Grazie soprattutto a voi, giovani, che avete sfidato il freddo, il Borussia, il Benfica, le pigrizie. Ecco, il Signore vi dia la convinzione che ne valsa la pena. Grazie ai vostri educatori, ai vostri preti, le religiose, quelli che vi accompagnano nella fede. Grazie a chi ha animato queste sere, il coro, chi ha suonato. Grazie a chi ci ha spezzato il pane della parola fra Andrea questa sera, la coppia che è intervenuta lunedì. E grazie anche a Padre Francesco, ai Padri Oblati che ci hanno ospitato. Poi sicuramente forse dimentico qualcuno, ma se queste sere, se la parola ascoltata in queste sere ci ha reso più fratelli, possiamo unire le nostre voci e pregare come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. La grazia della fede che hai impresso nei nostri cuori ci doni, o Padre, di vivere nella carità benevola e paziente, a servizio di coloro che la tua bontà ci insegna ad amare come fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona serata a tutti. Un avviso prima del canto finale. Mentre ci sarà il canto finale, Don Giuseppe, che è anche, diciamo così, il nuovo vicario che segue la pastorale giovanile, quindi all'inizio anche di questo nuovo incarico e si prenderà cura di tutti i giovani della diocesi, consegnerà a noi il Vangelo di Matteo, quel Matteo che è stato chiamato, ha scritto un Vangelo qualche anno dopo. E allora oggi vi consegneremo quel Vangelo che Gesù, di quel Matteo che Gesù ha chiamato quel giorno a Cafarnao. Quindi ci metteremo in fila, qui davanti all'altare Don Giuseppe ci consegnerà il Vangelo e poi possiamo salire all'immagine della Madonna Addolorata e così vivere anche questa parte di Avvento. Auguro a tutti un buon Avvento a tutti e anche buon Natale. Bene, possiamo uscire con calma. Thank you.
salire.